Pezzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, una relazione sulle imprese che cambiano in un mondo che cambia sempre più in fretta. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Quando Tiziana Ferrari mi ha chiamato, telefonato per chiedermi la disponibilità a venire qui da voi a chiudere questa prima tappa di un racconto di imprese di successo, a me è sembrata una bella opportunità per due ragioni. La prima è perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di esempi positivi a cui appendere le nostre, diciamo, speranze, ma non solo le nostre speranze, e anche, diciamo, in un certo modo proprio la nostra voglia di fare, il nostro attivismo per apprendere. E questo quindi mi introduce alla seconda ragione, ed è il fatto che nell'autunno del 2009, quindi parliamo di 3 anni fa, la presidenza di Confindustria ha varato un progetto che si chiama Progetto Focus Group, dove appunto si è andati in giro per l'Italia a raccogliere attraverso le storie degli imprenditori di successo quelli che erano i cambiamenti strategici adottati proprio per riuscire a competere in un mondo che era cambiato, profondamente cambiato e continua a cambiare molto rapidamente, e che la crisi ha reso ancora, diciamo, più impervio, difficile, anche perché proprio accelerato i processi di cambiamento già in atto. Quando abbiamo parlato di cosa dire, cosa raccontare qui stasera, mi è stato chiesto di dipingere lo scenario economico. Io ho una perplessità. Le nostre ultime previsioni erano solo vecchie, nel senso che sono del 13 settembre, abbiamo presentato il 13 settembre, le nuove le presenteremo l'11 dicembre. Oggi avrei potuto dipingere, diciamo così, impressionisticamente un quadro di informazioni, ma non avrei potuto coagulare questo insieme di informazioni in un numero sintetico che dicesse come l'economia italiana si comporterà nel 2013 e nel 2014. Qualche dato è già emerso nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale e, diciamo, della Commissione Europea, che danno, diciamo, una ripresa, che chiamiamo la ripresa, diciamo, un lentissimo piccolo recupero che comincia l'anno prossimo e prosegue, si rafforza nel corso del 2014. Potrei raccontare una serie di altre, diciamo, informazioni su questo quadro. L'ho fatto anche in videoconferenza stamattina con amici della Confindustria di Vicenza che cercano di aiutare le loro imprese a esportare, dicendo si può esportare anche nel resto d'Europa, non solo in paesi emergenti, soprattutto rivolgendosi a quelle imprese che non hanno esperienza di esportazione, perché più lontano e più complesso il mercato di riferimento, più difficile fare il salto verso l'oltreconfine, verso il lontano, verso i mercati non conosciuti. Quindi cominciare dall'Europa è più semplice. L'Europa è, sebbene nel suo complesso in grave difficoltà in questo momento, però ha isole, diciamo, di crescita, settori di crescita, e quindi anche per imprese che vogliono provare a cimentarsi è possibile proporre nell'Europa, Europa 27 soprattutto, ma anche nell'Eurozona, che è quella in maggiore difficoltà, proporre i prodotti che devono essere ovviamente prodotti di qualità, prodotti che rappresentino il meglio di quello che sa fare questo paese, sa fare cose straordinarie. Come diceva un storico dell'economia, Carlo Maria Cipolla, cose belle che piacciono al mondo. E allora ci siamo detti: no, non facciamo, diciamo, un quadro congiunturale, proviamo a vedere dare altri esempi positivi, proviamo a cercare delle ragioni per essere ottimisti,
aggiunge, diciamo, gli esempi delle imprese che sono state raccontate egregiamente sul resto del Carlino e che due delle quali vengono premiate stasera, dobbiamo aggiungere qualche altra ragione di cauto ottimismo. Le ragioni sono che io intravedo in uno scenario che rimane molto complicato, molto complesso, ma anche molto variegato, quindi nella difficoltà la differenza significa che ci sono opportunità. Ne vedo cinque fondamentalmente.